Buonasera a tutti, dovreste sentirmi e anche vedere il mio monitor. Massimo, sento un... Ecco, adesso non lo sento più, sentivo un ritorno in cuffia. Allora, se riuscite a darmi solo un feedback in chat che si veda il mio monitor e mi sentite, io nel frattempo avvio anche la diretta su Facebook. Ok. Buonasera Giacomo, Patrizio, ok, grazie per i feedback. Buonasera Domenico, ciao Roberto. Ok. Perfetto, possiamo iniziare allora. Mi raccomando, prendete sempre nota del disclaimer e dell'avvertenza sul rischio, in quanto i CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdita del denaro in tempi brevi a causa della leva. Allora, questa sera con me c'è per la prima volta in casa Tikmil Massimo Rea. Con lui parleremo di volume profile, tra poco girerò lo schermo e interverrà appunto per presentarci questo indicatore, però come sapete prima di ogni webinar c'è la presentazione del broker che rappresento, che è Tikmil. Tikmil è un broker non dealing desk, il che significa che il 100% delle posizioni vengono inviate ai liquidity provider. È regolamentato dall'FCA UK con fondi segregati e separati dalla società e assicurati fino a 85.000 sterline. La velocità di esecuzione è ultra rapida con una media di 0,2 secondi, garantita da oltre 10 server sparsi per il globo. Gli spread partono da zero con le commissioni tra le più basse del mercato e non ci sono commissioni sugli indici. E da poco abbiamo inserito i microlotti, questa era una cosa che in molti ci chiedevano, anche sugli indici americani. E quindi sì, sul DAX già avevamo i microlotti, quindi praticamente da questa settimana è possibile anche tradare gli indici americani con la size minima da 0,01. Non ci sono poi costi né sui depositi né tantomeno sui prelievi e ovviamente con Tikmil non avrete mai requote e non c'è nessuna limitazione sulle strategie, potete utilizzare quelle che ritenete più opportune come scalping, arbitraggio e chi più ne ha ne metta. La tipologia di conti, Tikmil offre per il Forex e CFD tre tipi di conti, quelli con le commissioni che sono anche più utilizzate, il conto Pro e il conto VIP. Dove oltre la commissione che è molto bassa, c'è poi lo spread da zero, parte da zero con una media sulle major, rimaniamo sempre sullo zero anche su quando c'è liquidità sia su Londra che su New York. E poi c'è il conto classic che non ha le commissioni, ma gli spread sono un po' più alti perché partono da 1,6. Poi grossa novità in casa Tikmil, abbiamo aggiunto anche i mercati regolamentati, quindi con i derivati sui futures e potete negoziare con commissioni molto basse e abbiamo aggiunto una nuova piattaforma che è la C2G, quindi grosse novità, poi le potete trovare sul sito di Tikmil. Mi raccomando, come sempre, sto facendo vedere durante i miei webinar questa tabella sulla leva. Tikmil opera sotto direttiva ESMA, quindi la leva massima per i clienti retail è di leva 30, per i professionali fino a 500. Però da questa tabella si evince quanto sia difficile e pericoloso lavorare con leve alte. Ad esempio, se andiamo a prendere già la leva 30 su un conto da 1000 dollari, dove la massima size apribile è di 3 mini lotti, quindi il costo complessivo del PIP è di 3 dollari.
Con una leva 30 abbiamo una marginazione in pip di circa 300 pips. Quindi che cosa significa? Che il nostro rischio rovina, se utilizziamo delle operazioni con 20 pip di stop, basta che prendiamo 16 operazioni in perdita per andare prima in margin call e poi in stop out, che ricordo con ESMA è il 50% della margin call. Addirittura se lavoriamo con, sono ovviamente casi estremi, però per farvi capire un po' il livello di rischiosità con una leva 500, con il nostro rischio di rovina da 16 passa a 1, quindi abbiamo soltanto una posizione per bruciare $1.000 di capitale. Mentre se lavoriamo, decidiamo di lavorare a leva 1, sui $1.000 abbiamo una marginazione in pips di 10.000 pips con oltre quasi 500 operazioni da 20 pip, quindi abbiamo un buon rischio rovina. Inoltre, sto facendo vedere anche durante i miei webinar questa comunicazione che l'ASIC, l'ente regolatore australiano, ha pubblicato qualche settimana fa relativo al periodo tra marzo e aprile del 2020, quindi quando c'è stata la massima volatilità e quando poi si sono affacciati nel mondo del trading molti neofiti, proprio per il discorso dovuto al lockdown. Ebbene, in quel periodo lì, in soltanto 5 settimane, praticamente la maggior parte dei trader ha perso oltre 700 milioni di dollari e oltre 15.000 conti sono andati addirittura in saldo negativo perché fuori ESMA non c'è la protezione del saldo garantita. E quindi facciamo sempre molta attenzione a questo. Poi un altro aspetto molto importante da considerare sono gli spread e le commissioni. Potete controllare in qualsiasi momento da siti fonti esterne come ad esempio MyFXBook, la nostra offerta rispetto ad altri competitor, noterete che per la maggior parte del tempo sia spread che commissioni sono tra i più bassi rispetto agli altri competitor. E riassumo, chiudo poi la mia presentazione con questa tabella riassuntiva sulle commissioni che ho accennato prima. Sulla conto pro la commissione è di 4 euro runtorn, significa che quindi su un lotto di euro dollaro andate a pagare 4 euro in apertura e chiusura, quindi 4 euro totali. Sul conto VIP invece si dimezza 2 euro runtorn. Conto VIP il saldo minimo richiesto di 50.000 euro. Comunque il risparmio rispetto ad altri broker che ho visto, grosso modo, applicano una media di 6 euro runtorn di commissioni, con il conto Pro è di oltre il 30% e con il conto VIP oltre il 60% di risparmio. Ok, io adesso lascio la parola a Massimo. Allora, Sì. aspetta Massimo che interrompo prima la mia condivisione. Allora, aspetta che leggo anche qualche domanda da Marco. Giuseppe, potresti parlare brevemente della migrazione a TickMill Europe? Allora, non è una migrazione obbligatoria. Come ben sapete tutti quanti, c'è la Brexit di mezzo e quindi in questo periodo di transizione gli intermediari finanziari che non hanno una sede fisica in Italia come TickMill, che quindi sono registrati presso la Consob come intermediario senza succursale, sono obbligati a comunicare a tutti i clienti, quindi credo che abbiate ricevuto comunicazioni anche da altri broker, della possibilità di spostare il proprio conto sotto passaporto europeo, quindi in questo caso sotto SISEC nel caso di TickMill. Che cosa succede dopo dal 1 gennaio? Chi è cliente con TickMill UK può continuare come sempre a fare trading, quindi non cambierà assolutamente nulla né in termini di condizioni né di sicurezza perché vengono sempre garantiti gli 85.000 sterline. Chi invece vuole operare con la SISEC, basta inviare un'email come è stato riportato nelle istruzioni che abbiamo inviato qualche giorno fa per fare il passaggio sotto SISEC, alle stesse condizioni come spread e commissioni. Il livello di protezione cambia perché con l'FCA UK siamo protetti fino a 85.000 sterline nel caso di fallimento del broker, con la SISEC siamo sui 20.000 euro. E quindi è questo un po' il discorso della migrazione. Poi per chi volesse approfondire mi potete scrivere via email, me l'ho fatta vedere all'inizio della presentazione,
oppure scrivete direttamente al supporto di TeachMill. Ok, allora Massimo, noi vediamo il tuo schermo e ti ho anche Sì. sentito prima, quindi vedo le tue slide con il volume profile. Ti dico Massimo, sono molto curioso perché io non sono un fan degli indicatori, però mi piace molto approfondire questo discorso, quindi ti seguirò con molta attenzione. E poi io direi, se ci sono delle domande specifiche su quello che stai spiegando, io magari ti interrompo e ti faccio la domanda, se no, altrimenti lasciamo lo spazio agli ultimi 5-10 minuti finali. Va benissimo, perfetto. Intanto ti ringrazio per avermi fatto partecipare a questo webinar. Ringrazio ovviamente tutti quanti, TeachMill e tutti i partecipanti per essere qui oggi con noi. Allora, oggi vi spiego un po' quali sono soprattutto le mie potenzialità in merito al mercato. Io faccio trading da 19 anni e sono uno sviluppatore, come vedete qua su, di high frequency trading. Quindi la mia specialità è essere oltre a un trader e fare il programmatore. Motivo per cui io utilizzo il volume profile è proprio perché il volume profile ci dà delle aree dove gli istituzionali hanno, hanno le loro azioni, ossia dove loro vanno ad agire e dove noi possiamo eventualmente sfruttare quelle aree. Prima di passare a vedere ovviamente come si muovono queste, questi istituzionali, noi andiamo a vedere ovviamente che cosa vuol dire volume profile, che cosa si intende con volume profile. Come potete vedere, le caratteristiche di un volume profile sono i volumi a livello orizzontale. Noi conosciamo i volume profile a livello verticale, quelli che vediamo a temporale, in basso generalmente, mentre il volume profile agisce invece a livello orizzontale. Quindi ci mostra a livello orizzontale in un'area dove vi è stato un maggiore accumulo. Vi faccio vedere un esempio. Questo, per esempio, sono degli ordini di accumulo su una candela dove vi sono maggior parte degli ordini, si sviluppa ovviamente una sezione che viene chiamata POC. Questo POC, ossia Point of Control, è il punto in cui sono stati inseriti la maggior parte degli ordini ed è lì che si è decisa la partita. Andiamo a vedere un altro esempio. Qui, per esempio, ho un insieme di candele. Generalmente il punto di accumulo, ossia dove si sviluppa il maggior accumulo di volumi, è dove le candele interagiscono sulla stessa area orizzontale. Okay? Quindi quest'area qui è quella dove si trova il point of control. Ora, tradare con il volume profile ovviamente ha delle regole che bisogna seguire, ossia un accumulo a time frame più alto giustamente ha una valenza maggiore rispetto a un accumulo di un time frame più basso, cioè se io analizzo un time frame giornaliero ha un accumulo che ha una valenza maggiore rispetto ad un accumulo di un'analisi a tempo H1, per esempio. Poi, per quanto riguarda la forza di questi accumuli, variano in base a quante volte vengono toccati dal prezzo. Più volte il prezzo interagisce con quell'area, più l'accumulo perde di forza. Poi, si sfruttano gli accumuli soprattutto per utilizzarli come target o come stop loss, mettendosi distanziati da essi, perché loro agiscono appunto da muri, cercano di frenare il cammino del prezzo. L'ultima regola invece è quella che ovviamente dipende dalla prima: se un prezzo non viene mai toccato, ovviamente reagisce in un modo un po' più aggressivo. Ora ce ne andiamo a vedere invece l'ultima slide, dove noi generalmente abbiamo. Come livello base, io sono un formatore da ormai 10 anni di questi volumi e abbiamo sviluppato varie strategie, di cui strategia Rally, Cube e Delta, che sono le nostre più famose, che utilizzano anche i ragazzi che sono oggi qui con noi nel webinar. Ora, con le slide abbiamo finito perché preferisco che voi vediate sui grafici ciò che ci può dare un volume profile. Allora, ci mettiamo su TradingView.
poi ve lo faccio vedere ovviamente anche dalla MetaTrader, perché oggi regaliamo a tutti coloro che partecipano il volume profile per la MetaTrader 4. Allora, davanti a noi abbiamo per esempio l'S&P, poi farò vedere anche Forex, e giustamente qualcuno poi mi chiederà, è vero che ci sono i volumi su Forex? Me lo farò vedere successivamente. Allora, innanzitutto i volume profile vengono utilizzati soprattutto in base alle strategie che noi utilizziamo. Una delle mie strategie, per esempio, si chiama Cube. Io vado a prendere le fasi di lateralità o comunque semilateralità e mi dà un accumulo di volumi. Quello accumulo di volumi mi aiuta a capire che cosa succede successivamente. E come potete vedere l'S&P qui non ha avuto una reazione casualmente. Questa non è una reazione casuale, ma bensì è sviluppata da tutti gli ordini che sono stati iniettati in quest'area di accumulo. Gli ordini fungono da resistenza in questo caso, proprio perché non sono mai più stati toccati da quando c'è stato il crollo Covid. La reazione decisa del prezzo è dovuta soprattutto da quello. Ora vi faccio vedere altri casi sull'S&P, per esempio, come avrei potuto individuare un ingresso qui. Al momento in cui vi era questo crollo, questo sell out, dopo aver raggiunto i massimi pre-Covid, no? Questi sono i massimi pre-Covid, una volta rotti, è tornato giù, è stato un sell off dopo questa fase di euforia, fase di sell off. Come avrei potuto individuare io un potenziale ingresso, perché comunque S&P è palesemente rialzista, come avrei potuto, grazie al volume profile, trovare questi ingressi? Mettendomi nelle fasi di lateralità precedenti al prezzo. Questa è una fase di lateralità, si vede, e se io prendessi il punto più forte avrei avuto il mio ingresso ideale, per esempio. Giustamente Giuseppe prima parlava di non è un amante di un indicatore. Fortunatamente il volume profile non è un indicatore, ma bensì una rappresentazione orizzontale dei volumi. Non è un calcolo come una media mobile che, come questa, giustamente è calcolata in base a uno storico. Il volume profile non guarda lo storico, non gli interessa niente lo storico, ma bensì analizza a livello orizzontale il massimo accumulo di volumi, ok? Ciò che sviluppa il POC, ossia il point of control, che è questo in rosso, è dove vi è stata la massima iniezione ed è lì che agiscono gli istituzionali. Voi potreste chiedermi come faccio a sapere che è una verità questa, per un motivo molto semplice, perché anche io ho sviluppato high frequency trading che sviluppano questo tipo di volumi. Qui vi è un'iniezione di ordini al secondo di una media di 3.000-5.000 ordini al secondo in quest'area di accumulo. Ed è questo il motivo per cui si sviluppano quei volumi. Ed è anche il motivo per cui un prezzo che interagisce con un volume del genere ha una reazione del genere. Ok? Vi mostro altri casi. Poi ovviamente voglio che i partecipanti mi chiedano anche loro delle analisi su degli asset, perché giustamente io li posso essere preparati, ma magari se qualcuno mi chiede dove posso andare, a cosa posso analizzare per avere una conferma oltre a quello che io vi sto mostrando, me lo potete chiedere. Massimo, tu leggi le domande, riesci a leggerle oppure... Sì, ma non ci sono domande, sbaglio? Allora, no, il discorso era quello che ti volevo fare, ti volevo chiedere, come fai a tracciare un'area di lateralità? Sì. Tu prima hai scelto un punto casuale del grafico oppure ti sei basato sul... Mi baso in base a dove si trova il prezzo. Nel caso in cui il prezzo si trova, per esempio, così, no? Se S&P fosse in questa condizione, ok? Facciamo caso che ciò che c'era dopo io non conosco, le fasi di lateralità io le individuo in questo modo, no? Questa è una fase di lateralità. Poi è un
un continuo del trend, ma questa, cioè, comunque la scegli tu in maniera discrezionale quell'area, esatto, no? Sì, questa va scelta giustamente, anche questa è una fase di lateralità. Se io vado ad analizzare con il volume profile quest'area di lateralità, no? Mi dà l'ingresso qui sicuramente, eccolo. E tutto quindi in questo caso su Trading View lui ti dà già il POC, te lo dà lui in automatico, no? Quella sì, linea rossa. In questo caso già te lo dà lui, anche se comunque non necessariamente è il POC che fa reagire il prezzo, ma basterebbe anche alcune volte, basta arrivare nella fase maggiore di accumulo, come vedi qua è una parte più gonfia. Sono quegli istogrammi arancioni il picco da guardare, esatto, il picco maggiore come puoi vedere, ecco, ingrandisci perché non si vedeva, okay, perfetto. Cioè tu qui ti sei posizionato e scelto una fase laterale sul grafico guardando un accumulo di barre, un tot di barre, e hai deciso di analizzare quella porzione di grafico, esatto. Facciamo l'esempio sul mercato adesso reale, cioè quindi tu adesso qui hai fatto un'analisi sul passato, sì, ma se dovessi farla adesso sull'S&P, che cosa sì, me lo faccio guardare? Allora, togliamo il replay. Ok, allora adesso siamo in una fase di lateralità, è già passata purtroppo, che era sfruttabile, era questa, no? Ok, al momento in cui è andato su ed è tornato in basso, io qui entravo long. Ok, quindi cioè tu, come puoi notare, qua non è né un supporto né una resistenza, perché il supporto è questo e la resistenza è questa. Ok, ma il prezzo si è fermato al POC ed è lì dove vi è il massimo accumuli, dove il prezzo fa fatica a superare. Ora questa è una fase di lateralità abbastanza corta, sono pochi periodi, no? Quindi sviluppa un po' che giustamente leggermente più debole, ma è bastato per fermarlo in quest'area. Ma questo POC adesso è ancora utilizzabile per i futuri ingressi, allora, o è preferibile scegliere un altro momento di lateralità? La prima volta il POC ha la massima reazione con il prezzo. Successivamente, se vi ritorna dopo un periodo abbastanza rilevante, può riacquisire forza, perché si accumula insieme a quest'altra area, no? Si sviluppa un secondo POC ed sarà questo poi che farà reagire il prezzo. Per esempio, se domani il prezzo, la S&P, e voglio che tutti ci proviate a vedere come si comporta al momento in cui arriva a quest'area, e mi mandate un messaggio. Questo è il massimo accumulo. Allora, come vedete, è stato il freno di questa candela, non si è fermato lì a caso, ovviamente. Cioè, quindi adesso un punto di potenziale acquisto potrebbe essere 3582? No, 3563. Ah, ok. Quindi quelle linee viola che cosa sono? Quelle, ho messo solo dei supporti, no? Per far vedere, okay, che non si è fermato al supporto e non si è fermato alla resistenza. Questo è un supporto, questa è una resistenza. Per farvi vedere che non si è fermato alla resistenza e non si è fermato al supporto, ma bensì si è fermato al POC. Ok? Quindi questo freno è dovuto da questo massimo accumulo. Cioè, quindi tu praticamente trovi una fase laterale, sì, lasci sfogare il prezzo in maniera tale che faccia il suo breakout, sì, e poi te lo vai a prendere in swing quando ritorna sul POC di quell'area laterale. Esatto, hai capito benissimo. Quindi quel long e short, cioè il long adesso credo che tu lo faccia perché è un discorso di bias rialzista degli indici, oppure perché ti dice il POC di entrare long, o comunque lo abbini ad altre analisi. Allora, ovviamente S&P è palesemente rialzista, quindi io sono sempre più propenso ad andare protendo, però calcola comunque che qui siamo in una fase di lateralità ancora debole, è corta come fase di lateralità, una fase di lateralità più ampia sviluppa un volume più ampio, ovviamente. Ok? Quindi adesso siamo ancora in una fase abbastanza corta di lateralità, però se ci ritorna la prima reazione
al 96% delle volte è di rimbalzo. Poi potrebbero ovviamente anche romperlo, perché se il prezzo ovviamente non è, è abbastanza forte, è spinto forte in basso dagli sellers, il POC non può fare niente. Il POC può dare una prima reazione, anche se già è avvenuta la prima reazione. Vi posso far vedere anche, per esempio, Nasdaq, ve lo faccio vedere dal future. Sì, intanto, allora, mi chiedono di non fare zoom in e zoom out, perché sono, altrimenti forse è una modalità di trading view quando sposti col mouse. Ok, cerco di evitare. Ok, e poi ti chiede Walter quante giornate servono per dire che è una lateralità. Ok, non vi è ovviamente un numero preciso. Una fase di lateralità è, sviluppa comunque, qualunque tipo di fase di lateralità sviluppa comunque un POC. La forza del POC dipende ovviamente, se io adesso analizzo, per esempio, faccio vedere un raggio più largo di analisi, ovviamente questa fase di lateralità è quella più forte e non è neanche un caso che il prezzo si sia fermato lì. Ok? Proprio perché il massimo accumulo dipende, o meglio, fa da muro al prezzo. Quindi il prezzo ha sempre una reazione decisa, soprattutto quando incontra un accumulo forte. E anche qui vi posso mostrare che non è la resistenza che l'ha fermato e non è neanche il supporto che l'ha fermato, ma sempre l'area di accumulo. Ma in questo caso il POC è 10.612, no? Sì, però l'area di accumulo parte da prima. E in questo caso l'hai intercettata guardando gli istogrammi blu e arancioni? Esatto. Adesso vi cambio il settaggio, perché è settato male, quindi si vede. Poi la faccio vedere. Okay. Per me l'area di accumulo è quella maggiore, tutta l'area di accumulo. Il POC ovviamente è la fase di accumulo maggiore, ed è quello che sviluppa il massimo numero di ordini lì dentro. Mentre tutta l'area di accumulo è comunque da tenere conto. Ok? Quindi se io vado a fare un'analisi con i volumi, devo tener conto, uno, di tutta l'area di accumulo che potrebbe essere già il primo freno del prezzo. Se non basta la prima area di accumulo, potrebbe essere il POC. E non è detto che neanche il POC possa frenarlo, perché per esempio potrebbe romperlo, ma so che si fermerebbe al prossimo. Cioè, in questa salita qui, dopo quel massimo, il picco dove hai preso tu il... L'hai sì. utilizzato come la parte finale del POC sì. per delineare tutta l'area, no? Sì. Appunto dal massimo da 12.370. Allora, facciamo finta che io lì devo cercare dei setup rialzisti, perché il POC mi ha dato, perché il volume profile mi ha dato questi, in buona sostanza, credo, tre POC sì. interessanti. Il primo potrebbe essere 11.065, esatto. quindi io devo aspettare lì quel che vada lì il prezzo per fare un primo ingresso e poi magari scaglionarlo sul secondo POC, che potrebbe essere 10.002, esatto. 10.601 e in ultima istanza proprio magari il, diciamo, l'ultima fiche 9.975. Esatto. Potrebbe essere questo un piano di esatto. Andrebbe fatto una piramidazione con i POC nel caso in cui io sia in un trend rialzista, ovviamente. Ora, magari dopo andiamo a vedere anche casi in cui non vi è trend, perché giustamente la logica è diversa, però Nasdaq ovviamente non trend rialzista. Per esempio il DAX, che non è, è stazionario da un bel po', no? Quindi la fase è decisamente una fase di lateralità più elevata rispetto all'indice americano. Allora, io vi posso far vedere qual è il motivo per cui uno riesce a salire. Ed è questo. Come potete vedere, non è né un massimo, come al solito, non è il massimo, non è il minimo dell'area, ma bensì il massimo accumulo. Ora lo stai. Ti devo fare una domanda, perché io, scusami, sono molto sempre curioso. Devi domandare, no? Giuseppe. E cerco di poi trovare un po' anche fare delle critiche, però sempre costruttive. Certo. Allora, il POC su questo DAX qui, se non sbaglio, è 13.272, no? No, quello in rosso è 13.232.
13.232, rossa, essendo rossa la riga, anche se come no, vedi, aspetta, quella è viola, io non riesco a vedere te lo mostro la linea orizzontale rossa del POC. La linea orizzontale rossa, trading view, te la mette in rosso il valore ed è 13.212. Ok, però tu l'hai ricavata da un'area che hai scelto tu in maniera discrezionale. Ma mettiamo sì, il caso che io avessi scelto un'altra zona di lateralità un po' più ampia. Il sì, POC cambia drasticamente o rimane più o meno sugli stessi livelli? Allora, ovviamente se io al momento in cui il prezzo arriva ad un'area di prezzo, io vado a controllare nel passato se ci sono delle lateralità per vedere che cosa può succedere. Ogni qualvolta, per esempio, se Nasdaq fossimo in questa situazione qui, io sarei andato nel passato a controllare la fase di lateralità, se vi era, e avrei analizzato il POC. Tu giustamente hai detto cambia il POC nel caso in cui io cambio la fase di lateralità. Sì, può cambiare, anche se non di molto, come vedi. Ho escluso metà di quell'area, è rimasto più o meno lì. Ok, però comunque rimane più o meno sugli stessi, cioè nel caso non dovessi riuscire a individuare una lateralità, sì, diciamo, importante, rimane sì, più o meno lì. Però, per esempio, se prendo l'ultima area più in alto, il POC è più in alto, ed è anche quello il motivo del freno, questa punta. Ok. La vedete? Non si ferma lì a caso quella punta. Però diciamo che è il movimento direzionale che poi fa cambiare un po' il tutto, no? La forza sì, del movimento direzionale. Perché nella fase di lateralità, dove si sviluppano la maggior parte degli ordini, questo accumulo qui, di solo questa metà di area più alta, è stato il motivo del freno di questa punta. Okay. Ma è una modalità di trading view che poi sposta il grafico? No, sono io per farvi vedere meglio okay, dove tocca, scusate. Okay, sto zoomando io per farvi vedere che è esattamente, non è un caso che tocca e si ferma lì, ecco tutto. Ok, ottimo. Allora, ci sono un bel po' di domande. Sì, sicuramente possiamo iniziare a rispondere, se vuoi. Sì, perché ovviamente c'è poco da dire, nel senso Massimo ha fatto vedere la presentazione spiegando le regole, poi bisogna comunque vedere degli esempi concreti. Sì, sul io vorrei che qualcuno mi facesse una domanda e io analizzo il grafico. Ok, molto volentieri. Allora, te le giro. Sì. Claudio ti chiede, è attendibile anche se messo su una sola candela? No, una sola candela non può essere ritenuta fase di lateralità, ovviamente. Quindi giustamente no, non ha alcuna valenza. Ok, per caso differenza col market profile? Allora, il market profile ha una differenza sostanziale con il volume profile, perché il market profile conta il numero di ordini, il volume profile conta il numero di ordini moltiplicato per il lottaggio. Ok. Quindi è più rappresentativo rispetto al market profile. Ok, Domenico chiede, ha senso una previsione partendo dal POC per andare a riempire i vuoti di volume dove gli istogrammi sono più sottili? Che intende? Non ho ben capito la domanda. Allora, te la rifaccio. Ha senso una previsione partendo dal POC sì, per andare a riempire i vuoti di volume dove gli istogrammi sono più sottili, forse sugli estremi del volume profile? Allora, gli estremi dove vi è... potete vedere il prezzo quando corre è perché vi è un'assenza di volumi che lo fermano. Ok, vi faccio vedere per esempio per quale motivo qui non si è mai fermato e poi si è fermato qua. Lo faccio analizzando ovviamente sempre la fase precedente. Adesso non è una fase di lateralità, quindi non posso avere una fase di lateralità, è una fase crescente, quindi come vedete qui vi è assenza di volume, no? Il motivo per cui non si è fermato qui è perché i volumi sono assenti. Ma guardate perché si è fermato. Ecco il motivo. Perché dove trova il massimo accumulo, adesso qui è un'area, come vedete sono più aree. Il POC è soltanto un pezzo, però questo è il motivo del freno. Poi non ce l'ha fatta più, andando giù. Quindi dove trova il massimo accumulo
è lì che si gioca. Ok, spero di aver risposto alla domanda, che nelle fasi dove non ci sono proprio volumi è perché non vi è stato area di interesse tradare in quelle aree lì. Ok, quindi... Però l'obiezione che io, perché io poi l'ho studiato un po' negli anni, ovviamente Massimo, questo è sempre un confronto tra trader. Benvenga. Il discorso è questo, ma lì non c'è stato interesse perché è partito il movimento direzionale e quindi non, nessuno poi ha avuto interesse ad aprire posizione su un movimento, esatto, direzionale, mentre sulla lateralità vanno a cercare magari dei setup per prenderlo quel movimento direzionale, ma una volta che parte o ti saltano gli stop o chi è già in posizione si gode la posizione, quindi non ha interesse ad aprire, sì, posizioni. Ed è il motivo per cui non ha freni quando passa in quelle aree. Questo qua, adesso io penso che iniziate a farci anche l'occhio, vedete questa fase di lateralità? Indovinate che cosa ha frenato? Su. Questa è lateralità palesemente, no? Sì. Guardate, non è un caso che il prezzo si ferma, perché tutto questo accumulo generato da un'enorme quantità di ordini non permette al prezzo di sforarlo. Cioè, quindi il nostro lavoro è intercettare in maniera corretta le fasi laterali. Sì, sono lì che giustamente si sviluppano la maggior parte degli ordini. Come vedete, nelle fasi di rally, qui lateralmente, non vi sono volumi, è assenza, perché ciò che si doveva stabilire è stato stabilito nella fase di questa piccola lateralità. Dopodiché, sono andati tutti nella stessa direzione. Quindi qua i volumi non ci sono perché teoricamente non avranno continuato a comprare qui perché erano già dentro long in questa fase qui. Anche se la certezza non ce l'abbiamo, però l'assenza di volumi ci dice che qui non hanno spinto, ma hanno spinto nella fase di accumulo. Idem qui, hanno spinto e poi hanno generato questo, e quando ci ritorna ha sempre una reazione. Ok? Ok, Anche piccolo. domanda interessante da parte di Antonio. Sì. Quindi, stabilito il POC come momento d'entrata, il target e lo stop loss come si determinano? È giustamente una domanda intelligente. Se io mi mettessi, per esempio, qui a fare un'operazione, ora io generalmente la mia operatività consiste nel mettere due ordini dentro, dove il primo ordine ha un rischio rendimento di circa 1 a 1, quindi vado a prendermi un'operazione fattibile. La seconda vado a caccia dei massimi e vado a scegliere, soprattutto nella seconda, le fasi di accumulo dove può fermarsi. Per esempio, questa fase qui di accumulo laterale, mi fermerei qui. Ok, qui ci sono, cioè, mi sembra un po' questa spalla. Mi fermerei in quest'area come secondo target, primo target a quest'area di accumulo. Cioè, quindi vai sulla parte alta del POC, Sì, del volume profile, scusa. esatto. Mentre lo stop loss, se ho un margine, quindi se voglio azzardare di più, mi metterei sotto i POC, che sono i migliori protettori dei nostri stop loss, se avessi margine. Però quindi se dovrei andare comunque a caccia di un'operazione un po' più elevata di rischio rendimento, perché altrimenti sarei al di sotto di uno che io non trado. Io traderei soltanto se la mia operazione mi dà un rischio rendimento al di sopra dell'1, ovviamente. La seconda vado a caccia o dei massimi o comunque lo seguirei con un trading stop. E lo stop loss, appunto, lo metterei sotto, più accumuli ho sotto lo stop loss, più ho il mio stop loss è protetto. Perfetto, Maurizio ti chiede come faccio a capire se il POC è una resistenza e il prezzo rimbalza o se accelererà il prezzo nella medesima direzione? In linea di massima, quando un prezzo è al di sopra di un POC e vi ritorna, ovviamente ha questa reazione qui. Okay? Quindi se il prezzo è al di sopra e torna a livello di un POC, va, se ne va long. Viceversa, esatto, un pullback, esatto. Viceversa, nel caso in cui, adesso qui siamo in fase di
long, provo una fase dove avviene il contrario. Vediamo se lo trovo. No, quasi Dax non ne abbiamo, c'è una fase discendente. Potrei avere un ritorno un po' che da sotto. Poi se volete passiamo anche sul Forex, così. Sì, e poi ovviamente dovrai rispondere alla domanda delle domande sul Forex, sì. Che ovviamente ti avranno fatto milioni di volte. Milioni di volte. Però lo lasciamo per dopo, perché ci sono altre in coda. Sì, quelle le facciamo vedere sulla MetaTrader, che voglio mostrare il mio indicatore adesso. Nella fase discendente, ok, ovviamente i POC potrei trovarmi lì sopra e potrebbe ritornare giù. Ora una piccola fase. Ma adesso sul DAX quest'area si potrebbe definire laterale, questo un po' che è partita, sì, da dopo decisamente. Questa è tutta decisamente una fase laterale, sì. Okay. Ed è, come vedete, questa fase qua, primo impatto ha avuto una reazione, no? Poi ha preso la sua direzione, però a primo impatto ha sempre una reazione. Quindi ci dobbiamo far trovare pronti al primo. Sì, il primo impatto è quello decisivo. Poi se vi ritorna successivamente, quel POC potrebbe avere di nuovo valenza, ma non nell'immediato. Se staziona intorno al POC, come vedete qui ci ha toccato una, poi l'ha rotto e qui ci ha stazionato e è andato giù. Quindi questo POC ha perso di forza ovviamente quando ci è tornato. Ma io vedo che tu ti aiuti con le medie mobili, quindi per cercare magari il pullback rialzista o ribassista. Le sì. Lasci solo per visualizzazione oppure le usi in combinazione? Sì, le tengo sia come conferma magari del possibile storno del prezzo, quindi vado a cercare il possibile trend in questa fase di H4, ma comunque sì, il mio miglior aiuto è individuare ovviamente quante volte il POC viene toccato e quindi quanta valenza perde. Più volte, come vi ho detto, viene toccato, più perde valenza. Ok, okay. Allora Marco ti chiede, allora TickMill non negozia le azioni, però se sì, andiamo su, vuole, possiamo farlo vedere, non sul Forex, andiamo direttamente sul Forex. No, ti chiedono se lo puoi far vedere su Intesa San Paolo. Sì, andiamo su Intesa. La Trading View. Giusto un minuto, perché però giusto non per c'è problema a Marco. Sperando che lui li abbia i volumi, comunque sì. Allora, sì, ce l'ha, come vedete si sviluppano. Ok, cancello questi vecchi perché rimangono dentro. E già comunque l'abbiamo già trovato subito un caso. Quindi, come vedete qui è una fase di lateralità, no? Sì. Ok. Quindi vado ad analizzare questa fase. Quindi tu hai preso dal 15 giugno al 2 luglio. Sì, ed ecco qua il primo tocco. Penso che si vede, no? Dopodiché il POC viene rotto e viene anche usato come retest. Ok? Quindi quell'accumulo, dopo che ci ritorna dopo un bel po', prima viene rotto e poi viene usato come retest. Già. Sì, ci dà una dimostrazione di quanto sia forte. Vi vado ad analizzare tutta la fase di lateralità, così vediamo tutta questa fase, no? Okay. Come vedete il pezzo qui ha fermato la corsa, non ha continuato ad avere la stessa direzionalità. Qui aveva una direzionalità. Toccato il POC, ha rallentato la corsa, perché giustamente il POC gli ha dato un freno. Ok, va bene su Intesa, poi ovviamente questo è un tool su TradingView che danno gratis. No, purtroppo questo è a pagamento. Allora, un motivo in più per scaricarselo sulla MetaTrader, così adesso sì. Passiamo. La MetaTrader e Roberto mi chiede se si può fare l'analisi su euro-dollaro di oggi con volume profile. Sì, volentieri. Andiamo sulla MetaTrader. Allora, euro-dollaro. Andiamo su euro-dollaro. Allora, per esempio,
la mia operazione di oggi è stata questo ingresso qui, da questo qui. Come vedete vi è un'area di accumulo grande, no? In questo caso è l'area rossa, no? Il punto esatto. Estremo dell'area. Esatto, qui non abbiamo il POC perché è semplicemente rappresentata dalla punta più grande, però okay. Come vedete appena viene toccata la mia operazione è stata questa. Okay. Poi la seconda volta ci è ritornato, qui però non per forza avrebbe potuto fare così, però la prima avevo la certezza che avrebbe dato questa reazione, perché ho preso questa fase. Quindi l'ha già testato due volte, adesso diventa meno interessante, no? Sì, potrebbe essere violato più facilmente rispetto a come potrebbe avvenire nella prima volta. Ma in questo caso che facciamo? Chi si è perso questo setup? Troviamo un'altra area laterale oppure sì. Aspettiamo... Ora qui siamo a un'ora, se io provo a zoomare un po' posso darvi delle altre aree di ingresso volendo. Lo faccio vedere, allora qua siamo già al di sopra dell'accumulo, come vedete il prezzo, no? Quindi qua non posso sfruttare più quelle che sono qui dentro. Quelle che erano qui dentro li potevo sfruttare qui. Ok? Quindi potevo sfruttare il mio primo ingresso al primo tocco, era questo. Però sulle volte è un po' più difficile, perché il trend non ce l'hai, cioè non hai il bias magari come... Sulle valute giustamente non abbiamo un trend sempre ben definito, ma abbiamo comunque, rispetto al time frame che scegliamo, c'è sempre un po' di trend, anche se non accennato come ovviamente l'azionario. Però sfruttare soprattutto queste fasi grandi di accumulo, la prima volta che ci torna, hai una certezza che lui ha una reazione. Ora, dove siamo adesso, non vi sono più accumuli, come vedete ha superato questa fase. Per individuare nuovi accumuli io devo andare nel passato, ok? Ora il prezzo... Io non prendi mai come riferimento il prezzo attuale per delineare il range dove fai vedere poi il volume, quindi noi dobbiamo sempre prendere un diciamo... No, io ho scelto quella fase di accumulo proprio perché era vicino al prezzo, adesso era solo per farvi vedere l'esempio. Ma adesso il prezzo è qui, no? Quindi è al di sopra della fase di accumulo. Sì. Quindi io devo andare nel passato a cercare che accumula c'è a quel livello. Questo è il prezzo, questa linea un po' più accennata. Se io vado con il profile, nell'area di accumulo, adesso devo abbassare il time frame, perché siamo un po' troppo indietro, non trovo i volumi. Ora poi spiegherò giustamente a chi utilizzare il volume profile come si utilizza. Come vedete, adesso bisogna metterlo qua, vedete qua vi è una punta un po' più grande, quello sarà il mio prossimo possibile, anche se è già lì, quindi è già passato, l'ha già toccato, ok? È già stato toccato più volte, adesso ci sta tornando una terza volta, però la prima volta, come avete visto, ha avuto la sua reazione. L'ha avuta anche la seconda, devo dire la verità, anche se comunque la seconda, come vi ho già detto, ha meno valenza, bisogna stare attenti. Ora ci sta tornando dopo un po' di tempo, quindi potremmo prima avere una reazione magari, okay? Perché il tempo che è passato da quel tocco è già passato da un po', potremmo avere una reazione. Però nel caso in cui non mi fido di quest'area perché è già stato toccato troppe volte, ho questa qui su che è bellissima, che è il mio, basta cercare una delle più grandi, tipo questa o questa, e potrebbe quindi essere... lì andiamo short. Sì, lì appena arriva per le prime volte avrete sicuramente una reazione. E questo però voglio... perché non riesco a vedere il prezzo, 1.2284 e 1.2331, quindi segnatevi queste aree nel caso in cui quel giorno storna. Mi dovete 50 euro. Ok, allora noi ce le segniamo e poi vedremo. Quindi cioè, diciamo che quelle sono aree che ancora non sono state testate, che hanno fatto un accumulo nel passato. Bravissimo. Quindi noi dobbiamo aspettare che arrivi lì il prezzo per eventualmente, in questo caso,
visto che arriva da sud il movimento, un pullback ribassista. Esatto. Mentre nel caso in cui dovesse andare giù, vada ad analizzare nel passato cosa c'è. Quindi quella sotto è una buona area per il long, quella dei minimi. Esatto, questa per esempio potrebbe essere un'area. No, ma ancora quell'altra giù, quella dove... Questa qua? No, no, vai ancora dietro col mouse. Purtroppo non riesco a vedere il... prezzo? Se... Ah, scusa, ti allargo la camera, non l'ho fatto, non gli ho fatto vedere il prezzo. In area 1,06 e 40. 1,06 e 40. O facciamo anche quell'area 1,13, potrebbe essere interessante. Però ovviamente sempre sul lungo periodo per capire un po' il funzionamento. Sì, certo. Allora, 1,640 e siamo più o meno qua, questa intendi? No, vai giù. Sì, aspetta, metto il puntatore così mi dici bene. Qua. Ok, vai verso destra, ancora. Sì. Scendi giù in area 1,06,40. 1,06? Sì. Ah, tu parli proprio del sottotitolo? Sì, quello minimo lì, sì. Ah, ok. Vuoi vedere se è stato frenato da questo? Allora, qua abbiamo due punti. Poi c'è un'area di accumulo, ragazzi. Quindi io non tengo conto solo del block, tengo conto anche di tutta quell'area di accumulo. Quindi per me l'area di accumulo parte da qua e finisce qua. Che per me già da qui in poi per me posso valutare un rimbalzo. Ok, quindi tutta quell'area più voluminosa sì, da attenzionare per un eventuale long. Esatto, quello sarebbe stato un eventuale long al momento in cui arrivava qui. Sì. Ok, allora aspetta che do spazio alle domande perché il tempo vola. Certo. Ovviamente è interessante l'argomento, è suscitato molto interesse. Allora, aspettate, vediamo. Ti chiedono qual è il time frame migliore su cui lo utilizzi? Allora, più alto il time frame, più gli accumuli hanno valenza. Ovviamente più io abbasso il time frame, se io lo tradassi su 5 minuti, un volume di 5 minuti, non ha valenza come un time frame alto. Il mio consiglio è di fare analisi a time frame alto, portarsi gli accumuli dell'analisi a time frame alto, poi abbassarsi fino al massimo di H1 o H4, non più in basso perché sono poco rilevanti per il prezzo quel time frame. Ok, sul Forex, domanda delle domande, sì. Che sicuramente ti avranno sempre fatto. Sì. Uno, sono relativi i volumi al broker e poi se hanno senso sul mercato dei cambi, il volume profile, e se questo indicatore si riferisce ai tick del broker oppure sono i volumi reali che ti prendi dai derivati. Sì, allora, prima cosa bisogna aprire un conto ECN. ECN giustamente è un mercato che il broker anche TickMiller ve lo offre a disposizione, è l'accesso diretto all'interscambio dei volumi del Forex. La domanda è: sono tutti effettivi i volumi del Forex? Sono effettivi perché il mio volume profile va a leggere su un cloud da me creato che prende ciò che sviluppa il future. Dei Forex. Quindi se il broker, non è il caso di TickMill perché l'ho già testato, ma se il broker non vi dà effettivamente i volumi reali, avrete, adesso vi faccio vedere per esempio quando i volumi non sono buoni. Okay. Come avete visto prima l'indicatore è bello pieno, no? Ora invece, anzi no, questi sono buoni, perdonate. Non ho quel broker aperto, non voglio fare nomi giustamente per dare cattiva pubblicità, però ci sono dei broker che per esempio andando a mettere il volume profile sull'oro e scusate, il petrolio, dove io comunque vado a guardare su un cloud dove ci sono i miei dati salvati in merito ai time frame, soprattutto più alti, H1 non ci sono, però,
ci sono da H4 in poi, c'è un cloud che il mio volume profile va a visionare per vedere se effettivamente ciò che mi sta dando il broker è effettivo. Nel caso in cui non sono effettivi, me lo modifico. Comunque, diciamo che i dati sono corretti, sono comunque in linea Sono quando in poi linea. ci troviamo con un broker che comunque ci dà diciamo, l'accesso diretto al mercato che ha diversi liquidity provider. Poi dovete sapere che comunque ICN non dealing desk, siamo lì come liquidità e ovviamente poi i liquidity provider anche loro si vanno a coprire su altri livelli di liquidità, quindi c'è un interscambio, quindi sono volumi abbastanza importanti. Sì, è vero. Allora, vediamo un po', Vediamo quindi se abbiamo qualcuno risposto un po' vuole. alla domanda. Allora, tenete conto che poi, perché ti farò un po' la domanda che ti avevo fatto io all'inizio su come delinei il discorso della lateralità. Questo è un webinar di presentazione dove abbiamo spiegato un po' come funziona il tutto. Poi, ovviamente, io all'inizio vi ho dato dei riferimenti anche di Massimo e domani mi invierò un'email con la registrazione dell'evento e poi anche i riferimenti di Massimo in modo tale che possiate chiedere il volume profile, perché non me lo invio io per ragioni di compliance, non posso, quindi sarete voi a chiedere poi a Massimo il volume profile che verrà dato a tutti i clienti di TechMill, sia demo che real. Quindi basta che dite a Massimo di aver visto il webinar di TechMill e vi gira l'indicatore. Allora, un altro, questo è per rispondere un po' alle domande che c'erano sulla registrazione e su come averlo. Allora, però ci sono un po' di domande ancora interessanti, giusto altri 5 minuti. Ad esempio quella di Mauro. Sì. Giuseppe chiedi se è fattibile il POC Neo Zelanda dollaro. Certo, andiamo a vedere su. Poi se tu nel frattempo che lo prendi, se c'è una correlazione con il super trend se lo utilizzi. Allora, il super trend giustamente viene utilizzato soprattutto per definire un trend. Per me il POC non mi dà il trend, ossia mi dà un'area di controllo che mi permette di trovare un ingresso in una direzione o nell'altra. Se io volessi, ovviamente Nuova Zelanda, come vedete, è in un trend rialzista. Per individuare questi ingressi qua bastava cercare, come vi ho fatto vedere prima, gli accumuli delle parti laterali precedenti, ok? E vi danno delle aree di accumuli ed è lì che dovete decidere dove poter entrare. Qui, per esempio, si è fermato prima, quindi l'ingresso non l'avreste trovato. Non ci è arrivato qui. Ok. Insomma, un po' così vedete meglio. Quando il prezzo non ha abbastanza forza per scendere, non è detto che si fermi un po', ovviamente. Il POC non è legge, è solo un punto dove si può trovare un punto di ingresso, ma qui si è fermato prima, quindi qua l'ingresso non l'avremmo trovato. Avrei potuto trovare questo ingresso qui perché vi era questa fase di lateralità qui. Quindi non sono andato pro trend, sarei andato contro trend, avrei l'ingresso. Ok? Quindi nel momento in cui il prezzo arriva in un'area dove prima vi era un accumulo, questa è una delle mie strategie che si chiama Cube. La insegniamo ai nostri studenti. Questa è solo una parte perché giustamente noi non iniziamo con i fattori, però adesso, siccome abbiamo poco tempo, vi faccio vedere in senso minimale come interagire se il prezzo torna in una fase di accumulo ed è lì andate a cercare i massimi accumuli e lì vi posizionate per poter entrare. Questo poi non è stato solo utilizzato lì, ma è stato utilizzato anche qui. Non si ferma quell'area per un caso il prezzo. Per trovare nuovi ingressi, per esempio ad oggi, ragazzi, siamo lontani da molti accumuli, quindi devo andare nel passato. E per andare a vedere nel passato cosa succede, vado indietro, vediamo se trovo fasi di accumulo E quindi precedente. una volta che parte il movimento direzionale, purtroppo bisogna aspettare una nuova fase laterale oppure che il prezzo ritorni su una fase vecchia che non è stata ancora testata.
Bravissimo. Siccome qua vi è tanta fase laterale, posso iniziare intanto a vedere tutta la fase laterale, che cosa mi sviluppa. Quindi qui per un eventuale short. Sì. Allora, vediamo quella fase che volume mi ha sviluppato. Ci tracciamo quelli più lunghi, questo è già passato, quindi non ci interessa adesso. Era l'ingresso qui, come vedete. Oppure questo, che è dove si trova adesso, che dovrebbe essere un ingresso short. Oppure il più grande accumulo, che però è molto gonfio tutto. Quindi ho... E quindi qui già si potrebbe eventualmente provare uno short di Neozelanda. Neozelanda, sì, siccome sta tornando in una fase di accumulo molto forte, abbiamo un'altissima probabilità che possa scendere. Fatemi vedere con questo consumare, sì, ha già toccato, come vedete già sta scendendo. Quindi la mia operazione potrebbe essere tranquillamente questa. Questa, io vi consiglio domani di guardarlo, così domani sicuramente mi contattate e mi dite se è andato giù o meno. Ok, questo quindi è una sorta di, diciamo che possiamo utilizzarlo sia in reverting che comunque, diciamo, in trend following, sì, aspettando il pullback, quindi... Esatto. Può essere uno strumento molto valido. Allora, purtroppo il nostro tempo a disposizione è finito, sì, ci sono ancora altre domande, però io direi che Massimo, tu puoi far vedere la tua mail, così... Sì, allora faccio vedere, intanto abbiamo un sito, se per chi vuole, ovviamente, VM Trading. Ah, perfetto. Per chi vuole tutte le nostre informazioni potete contattarci sia qui, ovviamente, potete contattarmi sia su TradingView, Massimo Rea, il mio contatto, e quindi per qualunque domanda noi siamo ovviamente a disposizione, oppure chiedete a Giuseppe, lui vi dà la nostra informazione. Abbiamo okay, io poi domani, appena ho la registrazione dal marketing, vi invio tutta l'email con tutti i riferimenti di Massimo, in modo tale che possiate contattarlo e fare... Tante domande e chiedo scusa a chi non ho risposto, ma ci sono state davvero tante domande, purtroppo, però io credo di aver risposto un po' a tutti, quindi sì, ci sono ancora alcune, però richiederemmo un po' troppo tempo. Mi scuso ragazzi, poi magari gliela girate domani a Massimo e quando ha tempo magari vi risponde. Ok. Grazie a tutti e vi auguro una buona serata. Grazie Massimo per questa ottima presentazione. Grazie a voi. Ci aggiorniamo e vi do appuntamento ai prossimi webinar con TickMe. Grazie a tutti, Roberto. Buona serata. Scusa, Roberto ha detto che bella fidanzata. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao Giuseppe, ciao a tutti. Grazie per aver partecipato.